Leonardo da Vinci. Disegnare il futuro. Torino, Musei Reali, 16 aprile, 14 luglio 2019. A cura di Enrica Pagella, Francesco Paolo Di Teodoro, Paola Salvi. Il nucleo della mostra è l'insieme dei 13 disegni autografi e del Codice sul volo degli uccelli di Leonardo, conservati alla Biblioteca Reale di Torino e databili tra il 1480 e il 1515. Leonardo dedica ampio spazio alla rappresentazione del volto nel libro di pittura, dove confluiscono i temi del suo pensiero e della sua poetica. Esso raccoglie gli studi sulle proporzioni del corpo e sull'anatomia, l'idea del corpo come tempio dello spirito vitale e il senso della vista come strumento di conoscenza e finestra dell'anima. Per Leonardo, l'artista deve saper rivelare nei volti la bellezza, intesa come grazia e dolcezza. Nel famoso disegno Testa di fanciulla, una giovane donna sorridente è ritratta di spalle, mentre si volta a guardare indietro. È uno studio preparatorio per la figura dell'angelo inginocchiato della Vergine delle Rocce. Nel disegno, la bellissima testa è delineata con pochi tratti a punta metallica. La capigliatura e le spalle sono appena accennate. Il volto è modellato con un chiaroscuro leggero e delicato. Piccole pennellate di biacca bianca segnano i punti più luminosi sulle palpebre e sulle gote. Leonardo rappresenta con questo disegno la psicologia e la vitalità della fanciulla. La mostra è resa accessibile attraverso 6 pannelli multisensoriali e 2 planimetrie visivo-tattili.